prendo sul piano dell'esperienza personale, forse se andiamo a disgregare i dati di più di quanto non si sia fatto per questo rapporto, dove chiaramente si devono condensare molto, se andiamo a vedere i diesel, soprattutto nei segmenti C e D, forse quelli risultano meno da comprare. Parlo per esperienza personale, perché anch'io sono un fedele cliente dello stesso modello e ne ho ripetute tre negli ultimi 10 anni. Sono state tre macchine che sono andate molto bene e che in questo rapporto, ma in qualsiasi rapporto, sulla fidabilità che leggo, è una macchina che è piazzata molto molto in basso, perché soffre di versioni diesel che sono state particolarmente disastrose. Io lavoro molto con i concessionari facendo formazione, quando lavoro professional, e sento che comunque anche modelli più affidabili hanno più difetti al momento della rivendita sui diesel che non sui benzina. E dicevo, tornando alla mia esperienza, io sono un utente è come ti è trovato il benzina e vedo una macchina perfetta su un modello che invece ha una difettosità mentale sotto il 50%. Quindi forse sarebbe la Sam 95, che ha un diesel 2002 che io ho provato anni fa e che effettivamente è disastroso, perché sono un utente con un consumatore, un diesel 3000 che non ho mai provato, quindi sono che piace ancora. Io ho sempre avuto il 2003 benzina, devo dire che sono macchine che ho portato vicino ai 300.000 km, senza una possibilità significativa. Ma il caso singolo non fa... Il caso singolo non fa, però quando io sento dei concessionari, dei commercianti specializzati in usato di alta gamma, mi dicono, e da 2 anni a questa parte, che le macchine che ci fanno guadagnare sono le vetture di alta gamma a benzina. Sento i concessionari delle case, dicono, il nostro pubblico ci chiede dei diesel di gamma media. Io stesso ho smesso di usare dei diesel perché vedevo che avevano, per me che tengo le vetture appunto a chilometraggi molto elevati, presentano delle usure specifiche che mi fanno spendere tutto quello che risparmio col costo minimale del carburante. Quindi diciamo che avere a disposizione una distribuzione dei dati maggiore probabilmente ci racconterebbe delle cose più interessanti di... Qua ritorniamo alla domanda provocatoria, visto che la vettura svedese è uno di quei marchi che adesso sta, cioè, ha sofferto evidentemente. La difettologia mi permette di vedere a posteriori se avevano fatto scelte di non investire più nella qualità del prodotto. Infatti secondo me questo è proprio il caso tipico, perché non hanno investito nella qualità del prodotto, su un prodotto su cui volevano fare i numeri ma non convinti più di tanto, perché nei segmenti C e D, lo disse Marchionne stesso, andare a lottare contro i tedeschi è dura, scontrarsi. Poi magari bisogna farlo perché siamo in casa dei marchi stile Alfa e Lancia che non si possono buttare le ortiche, però la lotta è molto dura. E la Sam secondo me aveva fatto proprio questo, cioè dice, presidiamo questo segmento con un prodotto che va mediamente bene ma che non sarà più il prodotto che mi ha portato in alto negli anni 70-80. Mentre al cliente fedele che mi cerca un turbo a benzina, perché il turbo a benzina per la Saab è come l'ammiraglia di alta gamma a trazione anteriore per l'Arancia, sono quelle cose qualificanti, o come il 4x4 sulle vetture stradali per l'Audi, sono quei segmenti che devo presidiare perché è il mio zoccolo duro, per cui la vettura a benzina col turbo con un motore fatto in casa che ha la potenza la tua molto, per cui ha difetti minori della grande massa.